Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Nella scorsa puntata abbiamo sparato a Hector, uno dei capi dei Los Carnales. Ammetto che effettivamente non mi aspettavo di uccidere un capo fazione in modo così semplice, ma questo sicuramente farà arrabbiare il fratello e quindi vediamo come se la prende il fratello. Il contratto colombiano. So this guy's the mouthpiece for the Colombians, huh? Yep. And he's in town. Yep. Già. Interesting. We've taken out one of the Carnales' legs. We smoked this guy and they're crippled for good. Yeah, and so are we. Io credo we che il fratello and the Colombians will be all up our ass. Let's figure out what his game is first and then we'll decide what to do. You know where he's at? Yeah, well, I'd start with the strip clubs. Cool. All right, man. Let's go buy this drug lord a lap dance. Sbattiamoci un po' di tette in faccia. Ah, c'è Dex con noi, ottimo. Ehi, fermo. Serve la macchina. All right, let's go swing by the strip club and wait to see who shows up. Ok, qual è il primo? When we get to Manuel, just let me do all the talking, all right? Ok. I hate for us to fuck things up with the Colombians. Vabbè, tanto, you said some crazy fino ad ora abbiamo parlato una volta sola, quindi non c'è da preoccuparsi, no? With Hector taken out, his brother Angelo is probably calling the shots. Lucky for us, he doesn't have his shit together. It'll probably take him a while before he's got the crew organized enough to make a move on us. Io credo che comunque la sua vendetta sarà da preoccuparsi. Avrà un arsenale di persone incredibile. If and when Angelo finally steps, he's gonna send Victor to do the job. Now, I know you think you're all badass and everything, but trust me, Victor... No, no, lo immagino che Victor non sia un tipo facile. Make sure you got some serious backup. Tranquillo. Quando dovremo affrontare Victor, spero che tu sarai lì con me e anche le altre persone qua accanto. Vabbè, magari non proprio loro, però in generale. Eccoci arrivati. Ok, let's sit tight. Manuel should be here soon. Ne siamo sicuri? Nadie cruce los carnales! Fuck the Colombia, we gotta get out of here. Te l'avevo detto che era una trappola! Te l'avevo detto che era una trappola, perché non mi ascolti mai? E ovviamente ho una ruota bucata, ma pensa un po'. Il culo a volte. Questo per Hector, lo so. Victor ain't letting up. Ho bisogno di sfuggire da qua. Devo riuscire a uscire dalla superstrada in qualche modo. Porca troia. Ecco. Ah, la pula. Brutta mossa. Brutta mossa. Gira sta macchina. You thought it would be easy? Dentro questa! Forza! Damn it, not now. Mi dispiace! Però perlomeno siamo riusciti ad evitare il tizio là. Che culo! Mamma mia, meno male che quella salita l'avevo vista prima. Meno male che me ne ero accorto, santo cielo. Ah, merda! Aspetta. Grazie furgoncino, grazie. Ah, era una fuga perfetta, era una fuga perfetta. Maledetto camion che ci ha investito. Quel maledetto camion, era una fuga perfetta. Guardala qui. Prima l'ho vista e ho pensato, cazzo, pensa che dettagli. Anche la strada rotta c'è. Quel pezzo di strada, quell'attimo in cui l'ho vista è stato il momento in cui ci siamo salvati. Dai, a questo giro ho una macchina un po' più veloce, spero di farcela. E spero di sfuggire nello stesso modo. L'unica fregatura è che la macchina si era ribaltata, perché se no eravamo in fuga, avevamo vinto. Allora, proviamo già a metterci col muso verso di là, vediamo se funziona. Ok, let's sit tight. Secondo me no. Manuel should be here soon. Secondo me non cambia nulla. Nadie cruce los carnales. Lo so, Victor. Ah no, però stavolta ha funzionato. Benissimo. Bene, così abbiamo già
La macchina girata è pronta a muoverci. Bastardi. Stavolta ti ho fregato col muretto. Una granata ogni tanto. Gliela butto. Che non si sa mai. Di qua, giusto? Ok, io ho già finito le granate. Dobbiamo stare attaccati al muro. Dobbiamo riuscire a fare il salto. Devo riuscire a fare il salto di nuovo. Eccolo lì. Dai. Ce la possiamo fare? Ale! Ule! Fottiti, Victor! Fottiti! Stiamo lontani, stiamo qui. Scusami. Ah, ok, pensavo ce l'avesse fatta anche lui. Ok. Ok, dovremmo essere al sicuro però. Ora. Dovremmo essere al sicuro. Ma levati. Oh yeah! Wow. Credo che i nemici li abbiamo seminati. Credo che ce l'abbiamo fatta. Non vedo più il segnalino di Hector. No, di Victor. Guarda, sono contento perché è stata tutta sul momento. L'ho visto, ho detto: cazzo, devo provarla. Mal che vada mi schianto. E invece quel salto è stata la nostra salvezza. È stato il momento più alto di questo episodio. E l'episodio sarà durato meno di 10 minuti forse per voi. Eccoci arrivati, sani e salvi. You saved our ass. Lo so. Oh, $1,500, grazie. E nuove missioni disponibili. Usciamo, va? Già che ci sono, vado a ritirare quei pochi soldi che si saranno fatti. Prendiamo le granate. Ecco fatto. Prendiamo $2,300 che buttali via. E facciamo un salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.